Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. Non si fermano gli accertamenti della Polizia Locale di Sassari per far rispettare le ordinanze sindacali contro la diffusione del virus. Nella giornata di ieri, a partire dalle ore 19, sono iniziati i controlli degli agenti in borghese, che hanno sanzionato ben 29 persone. Tra queste, 28 sono minorenni, con una multa da 400 euro. Prontamente avvisate le famiglie dei giovani per il pagamento della contravvenzione. Un lavoro di monitoraggio che prosegue ormai da tempo da parte della Polizia Locale, soprattutto nelle zone di Piazza Castello e Piazza d'Italia. Le aree maggiormente frequentate dai ragazzi, dove gli agenti hanno spiegato in più occasioni l'uso corretto della mascherina e la gravità della situazione. Si sono comunque verificati numerosi episodi di assembramenti e una noncuranza generale delle norme per evitare la diffusione del coronavirus. Un lavoro, quello della Polizia Locale, che proseguirà anche nei fine settimana per altre zone soggette ad episodi di assembramenti, come le scuole ed altri luoghi con grandi afflussi di persone. Dopo la presa di posizione del PD dei giorni scorsi, che ha presentato una mozione al Consiglio Comunale per carenza di pediatri, la ASL Sassari ha attivato le procedure necessarie al reclutamento di 3 nuovi medici per far fronte alla mancanza di organico all'interno del territorio sardo, venutasi a creare in seguito al recente pensionamento della dottoressa Angius e al prossimo pensionamento della dottoressa Lagna e del dottor Senes. Come già accaduto nei mesi scorsi, i piccoli pazienti dei pediatri uscenti saranno assistiti dai nuovi incaricati, i quali, come d'accordo collettivo nazionale per la assunzione dell'incarico provvisorio, offriranno l'assistenza pediatrica a 800 bambini ciascuno. L'avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio ATS Sardegna nella sezione Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di Interesse. Il bando scade il 15 ottobre. Concluso a Sassari il primo corso regionale per assistente di studio odontoiatrico, organizzato dall'Agenzia di Formazione Professionale IFORM di Sassari con il patrocinio per il Nord Sardegna delle associazioni di categoria AIO Sassari Nuoro Olbia, Andi Sassari e la Commissione Albo Odontoiatri, CAO. La cerimonia di consegna alle 19 corsiste degli attestati si è svolta ieri pomeriggio nella sede dell'Ordine dei Medici. Le certificazioni di competenza saranno inviate successivamente dalla Regione Sardegna. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente degli odontoiatri della provincia di Sassari, Carlo Azzena, per la formazione di 19 assistenti di studio. La professione dell'ASO è disciplinata dall'accordo Stato-Regioni del 2018, che ne individua gli standard professionali e formativi. La Regione Autonoma della Sardegna l'ha inserita nel 2018 nel repertorio regionale dei profili di qualificazione RRPQ. Dunque addio alla vecchia assistente di poltrona e benvenuta alla nuova ASO, una professione a tutto tondo che unisce compiti di assistenza operativa al medico dentista o all'odontoiatra nelle operazioni e negli interventi dentistici, a mansioni di segreteria amministrativa, accoglienza e gestione dei pazienti. Il percorso formativo completo, sia nella componente teorico-pratica 300 ore, sia nell'attività di tirocinio 400 ore, si è svolto presso studi odontoiatrici attentamente selezionati in termini di qualità e garanti di un tirocinio realmente professionalizzante. Sarà Marco Granari il nuovo colonnello del 151esimo reggimento della Brigata Sassari. Ieri a Cagliari la cerimonia, alla presenza del comandante del distaccamento della Brigata Sassari, colonnello Giuseppe Levato, e il colonnello Stefano Fanì, che con il tradizionale passaggio della bandiera di guerra del reggimento ha sancito il trasferimento della responsabilità del comando. Il colonnello uscente ha fatto un bilancio del proprio mandato, raccontando aneddoti ed evidenziando gli impegni addestrativi ed operativi, esprimendo sentimenti di gratitudine nei confronti dei suoi demonios, per la costante dedizione, per lo spirito di sacrificio profuso in ogni circostanza. Grande elogio anche del colonnello Levato, ha pronunciato parole di apprezzamento per l'operato del comandante uscente, mettendo in evidenza i notevoli risultati raggiunti dai suoi sassarini in questi ultimi 2 anni, in particolare quelli emersi durante l'impiego dell'unità nella capitale nel quadro dell'operazione Strade Sicure e che ha ricevuto il plauso del sindaco Virginia Raggi.
L'agricoltura biologica in Sardegna nel 2019 ha superato i 120.000 ettari, in crescita dello 0,8% rispetto all'anno prima, numeri che piazzano l'isola al 7° posto nella classifica delle regioni italiane bio. In totale in Italia sfiora i 2 milioni di ettari. Dato che corrisponde alla svolta green degli italiani favorita dall'emergenza Covid. I consumi domestici di alimenti biologici in Italia hanno raggiunto, al giugno di quest'anno, una crescita del 4,4%. Il dato è emerso nell'incontro organizzato dalla Coldiretti per la presentazione del rapporto annuale del SINAB. L'Italia è nel 2019 il primo paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico. In Sardegna le aziende agricole impegnate nel biologico sono circa 2.000. Le coltivazioni principali sono le colture foraggere e i cereali. Seguono le colture seminative, vite, olivo, ortaggi, frutta, per citare le principali. L'agricoltura biologica ha grosse potenzialità economiche, afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. I consumatori sono attenti e consapevoli nell'acquisto del cibo e ricercano la qualità. La conferma arriva dal successo di Campagna Amica, ma proprio per questo è necessario rafforzare i controlli sui prodotti biologici importati affinché rispettino gli stessi standard di sicurezza di quelli europei. Generali, partner di vita. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Ad arricchire una rosa già forte ci penserà lui, Stefano Guberti, ex Roma, la scorsa stagione in Lega Pro con la Robur Siena. Un mercato da paura per i biancocelesti, ora consacrato con l'arrivo dell'offensiva più forte che l'isola abbia mai regalato a questo sport. Classe 1984, nato a Sesto San Giovanni in Lombardia e cresciuto a Villa Massargia in Sardegna, inizia a mettersi in mostra nel calcio con la Torre Sinciuno, sfiorando la promozione in B con il club rossoblù. Viene acquistato lo stesso anno dall'Ascoli in Serie A e dopo 3 stagioni passa al Bari in B per tornare nuovamente nella massima serie nel 2010 con Roma e Sampdoria. Con la squadra blu cerchiata arriva anche il quarto posto in campionato e la qualificazione in UEFA Champions League. Dopo un periodo nero riguardo al calcio scommesse, risalente a quando vestiva la maglia del Bari, l'ala sarda venne squalificato per 3 anni per essere assolto un anno più tardi, episodio che ha segnato la carriera del calciatore, ma che resta un atleta di primo piano per aver collezionato nelle massime serie 205 presenze e 30 reti. Numeri da far venire i brividi, basti pensare che solo 10 anni fa giocava al fianco di Tutti e Cassano. Ora tornato a Sassari vestirà la maglia numero 10, valore aggiunto del club che con talento ed esperienza saprà regalare emozioni giocate calcio spettacolo, magari chissà già domenica in casa contro il Muravera per la prima di campionato. Mi è stata una scelta a 360 gradi, comunque sono sardo, ho vissuto a Sassari tempo fa e quindi è stata una scelta condivisa sotto tanti punti di vista. Un progetto serio, fatto sia di grandi giocatori over forti che giovani di prospettiva, quindi sono qua a servizio di tutti per cercare di dare una mano e per cercare di fare il meglio possibile. Io sono uno che non si è mai accontentato nella vita, quindi vorrei cercare di ottenere il massimo e poi vedere un attimino che succederà quest'anno.